L'obiettivo era chiaro: creare un sistema di gestione degli appalti in Calabria per cui alla fine tutti sono contenti. Così si esprimeva l'imprenditore Gianluca Bagalà, uno dei principali indagati delle due inchieste Cumbertazione e Cinque Lustri, eseguite nella giornata odierna dalla Guardia di Finanza con il coordinamento delle DDA di Reggio Calabria e Catanzaro. Oggi al pronto soccorso di Vibo Valentia c'è un normale via vai di pazienti, medici ed infermieri. Le barelle prese in prestito alle ambulanze sono ritornate ai loro posti. Una giornata campale testimoniata pure da queste immagini. Quel giorno allo Iazzolino si sono presentate così tante persone che i lettini sono stati tutti occupati dai pazienti, costringendo i medici a parcheggiare i nuovi arrivati nel corridoio oppure sulle stesse barelle in dotazione alle ambulanze. Ha negato di essere stato eletto con i voti dell''ndrangheta il gran maestro del Grande Oriente d'Italia Stefano Bisi in audizione come testimone in commissione antimafia. Un incontro quello avvenuto ieri in cui non sono mancati i momenti di attrito. La domanda posta dalla presidente Rosy Bindi nasce sulla scorta delle dichiarazioni del pentitolo giudice, detto il Nano, che insieme al collaboratore di giustizia Cosimo Virgilio pochi mesi fa aveva dichiarato che in Calabria ben 28 logge su 32 sono controllate dai clan. Tra i tanti che si battono contro la chiusura dell'aeroporto di Reggio Calabria c'è anche Daniele Chiovaro, un giovane ragazzo costretto insieme ai fratelli Simone ed Emanuele a fare conti con la distrofia di Duchenne. Per fare i controlli tutta la famiglia si sposta annualmente a Bologna tra mille difficoltà. Daniele utilizza per respirare un ventilatore polmonare ormai per 20-21 ore al giorno. Orgoglio e rimpianti, lacrime e gioia nel recupero della prima giornata di ritorno del massimo torneo dilettanti. Protagoniste le calabresi Palmese e Castrovillari. Rischia il crack la squadra neroverde bloccando la vice capolista Cavese e sfiorando addirittura il successo, fallendo un penalty che avrebbe potuto regalare l'intera posta in palio.